più moderne e attrezzate aerostazioni d'Europa, quella che è sorta presso il campo di Fontanarossa. È intitolata a Filippo Heredia, creatore dei moderni studi meteorologici in Italia. Il crocevia aereo che qui si inaugura metterà ormai Catania e la Sicilia in collegamento rapido con tutte le capitali. Sintomo di un mondo aperto agli scambi, cioè desideroso di pace, osserverà il ministro Scelba che, ricevuto dal presidente della regione Restivo e dai generali Urbani e Pinna, giunge da Roma per l'inaugurazione ufficiale. Strada che dall'Envilara porta a est, lungo l'Adige. Paesaggio d'inverno, un po' raggomitolato nella nebbia. Ma noi andiamo incontro a un miracolo, a un condensato di colori solari. È custodito nella piccola chiesa che ha ereditato i quadri della vecchia parrocchia. Da 3 secoli questo San Giovanni Battista perpetuava la sua festosa apparizione sull'altare. Dopo la guerra il parroco Trentin lo mandò a Venezia per il restauro. Fu allora che i maggiori critici d'arte vi riconobbero i caratteri formali e stilistici del Rubens. Il maestro belga fu in Italia nel 1600 presso i Gonzaga di Mantova. Chissà. Molti di questi bambini li abbiamo veduti nei documenti della guerra coreana, lungo le strade della fuga, coi sacchi sulle spalle. Avevano ancora un padre, una madre. Un bombardamento è passato sopra quelle strade. Una mina è esplosa. Adesso sono orfani. Li hanno portati su un'isola lontana dalle battaglie. Le Nazioni Unite, l'esercito americano, la spontanea solidarietà di cittadini statunitensi provvedono per loro. È la più grande tragedia dell'Asia. Stando in America non si arriva nemmeno a concepirla, ha detto il generale Ridgeway, parlando dei fuggiaschi e dei senza tetto coreani. Ce ne sono ancora 2 milioni raminghi sulle vie della tragica penisola. Ma i bambini, per fortuna, dimenticano presto quando trovano un sorriso, qualcosa che li riattacchi alla gioia di vivere.